Andare in bicicletta a Milano è un'esperienza molto interessante da tanti punti di vista. Certo, alcune cose sono state fatte, molte sono ancora da fare. Adesso, per esempio, vediamo che c'è già una ciclista che va in contromano. E la domanda è, sì, è vero, va in contromano sulla ciclabile. Dove doveva andare, poveretta? E adesso prendiamo questa mini ciclabile, che come vediamo ha degli angoli molto accesi, richiede un po' di destrezza nell'approccio. Noi qua adesso seguiamo le regole del codice della strada e poi andiamo su questa che è via Pasuvio davanti alla Feltrinelli. Qui ovviamente tutti vanno sul marciapiede perché il pavé è talmente dissestato che insomma andarci in bicicletta è veramente problematico. D'altronde è l'unico modo per affrontare questa strada che permette di andare verso Porta Nuova. Quindi qui siamo in via Melchiorre Gioia. Qua siamo in via Melchiorre Gioia, è una delle ciclabili fatte con Expo ed è una di quelle fatte diciamo abbastanza bene. Milano rispetto alle altre principali città d'Europa come sta messa secondo te? Secondo me siamo ancora molto dietro rispetto ad altre città. Vedo esempi in altre città, non dobbiamo andare fino a Amsterdam oppure Copenaghen. Ieri sono stata a Bruxelles, ho visto quanto è facile navigare in una città anche senza conoscerla, in bicicletta. E ho visto, oppure vedo in giro per l'Europa, tante donne con i propri figli in bicicletta, una cosa che a Milano per esempio noi non li vediamo. Stiamo seguendo la ciclabile, andiamo verso la stazione che si trova qua a sinistra e dobbiamo però, non dobbiamo attraversare come suggerisce qua l'attraversamento, ma dobbiamo andare a sinistra, quindi mettiamo fuori la manina, attraversiamo i binari, attenzione ai binari. Binari, pavé, macchine. Attenzione al pavé. Siamo sopravvissuti all'attraversamento, qua c'è un furgone che bene, meno male si leva d'impiccio in tempi brevi e qua finisce la ciclabile perché non si sa come mai le ciclabili a Milano si interrompono prima dell'attraversamento, prima dell'incrocio. Questo è esattamente il motivo per cui non ci piace questa ciclabile, perché è troppo stretta. Ha queste forme sinuose che al di là dell'aspetto meramente estetico che possono piacere, evidentemente creano una serie di problemi. Ecco, questo è uno dei posti emblematici, no? La strettoia. Notare la distanza, fermiamoci un attimo qua, perché insomma il minimo sindacale per una ciclabile è di 1,5 metri. Come vediamo qua siamo molto al di sotto. Sì. Siamo sotto la tettoia di un hotel, immaginiamoci quando, questo hotel adesso è chiuso per restauri, un tempo era aperto, i clienti che uscivano e si ritrovavano il ciclista che passava razzo. E adesso siamo arrivati finalmente in corso Buenos Aires, noi andiamo a sinistra se riusciamo a girare. Vediamo se qualche anima pia ci permette di girare, grazie, molto gentili. Qui si è discusso molto di questa ciclabile, esatto. Però effettivamente sta funzionando, cioè i dati parlano di un aumento. La ciclabile funziona quando è libera, no? E a proposito, ecco, di quando è libera. A proposito, ecco qua abbiamo una macchina subito il tema, no? In mezzo e noi adesso dobbiamo buttarci di nuovo frecce, in mezzo, qui c'è un furgone. E siamo tutti qua costretti a incrociare le dita, a farci suonare. Esatto, no? E qua ci suonano e... ma avevamo veramente poco da fare. Ecco qua c'è il taxi che si ferma per far scendere. Solamente per un attimo. E qua noi c'è un altro furgone, carico e scarico, qui un'altra macchina, auto. Non so se ci hai fatto caso, ma in tutto questo non abbiamo visto un solo poliziotto, un solo vigile urbano, cioè. No, non c'è assolutamente nessuno. E qui abbiamo dei lavori. C'è un segnale evidentissimo che ci dice guarda che è finita la ciclabile. E qua certamente non è per nulla sicuro.
macchine che escono dal parcheggio e siamo proprio in mezzo alla strada. Siamo in mezzo alla strada, no? Allora, ecco qua, qua chiudiamo il nostro giro, questa è la colonnina che conta i ciclisti, quindi oggi sei il ciclista numero 1342 dall'inizio dell'anno? 92.684, è un buon numero soprattutto se pensiamo a quanto è aumentato nel corso degli ultimi anni, perché veramente c'è stata un'impennata clamorosa soprattutto su questo tratto nonostante tutte le difficoltà che abbiamo visto.